ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Dobbiamo cercare di far uscire questa città da un po' dall'isolamento politico e economico. Quindi per noi è fondamentale rilanciare non solo i contenuti e le tradizioni e le storie di una città, ma soprattutto anche cercare di ottimizzare al massimo le tante risorse che sono inespresse di un capoluogo che in realtà lo è solo di nome. Dopo la presentazione ufficiale lo scorso 18 gennaio, il candidato sindaco del centrodestra Daniele Silvetti entra a Palazzo degli Anziani con la lista civica Ancona protagonista per snocciolare i temi chiave della sua campagna elettorale. L'avvocato e presidente del Parco del Conero è sceso in campo ufficialmente per sfidare alle prossime amministrative l'assessore Ida Simonella, candidata per il centrosinistra, e Francesco Rubini per Altra Idea di Città. Al momento sono questi tre i candidati ufficializzati in attesa di altre candidature. Tra i tanti temi, quello del porto, crocevia di scambi commerciali e nodo focale per l'economia della città. La relazione con l'autorità portuale per noi è strategica, è una città di mare, apparentemente a volte sembra nemmeno che abbia il mare, proprio perché non riesce a dialogare, non riesce a comunicare come dovrebbe. È chiaro che il nostro intendimento è quello di far tornare il cittadino conetano e non solo più vicino all'elemento fondamentale che la caratterizza, ma ovviamente alla fruibilità e un'accessibilità autentica. È chiaro che il porto di per sé rappresenta il grande polo produttivo di questa città, forse l'unico vero grande porto di questo medio adriatico che tanto può in termini di sviluppo e di occupazione. Quindi dobbiamo cercare di rendere armonioso il rapporto fra sviluppo economico e dall'altra quello che è la fruibilità di un porto che rappresenta tanto anche in potenzialità di turismo. Non solo, Silvetti si concentra anche su uno dei grandi temi della città dorica, le strade e la loro manutenzione. C'è anche il tema delle strade, no? Via Conca, faccio un esempio, via Marconi, ecco, in questo senso come la vede? La viabilità di una città è un po' il sistema nervoso, è chiaro che è un sistema nervoso che è nato in tilt, ormai è evidente, dal punto di vista non solo della cura e della cattiva manutenzione delle strade. Ci sono chiaramente dei segmenti di questa città che si ingolfano in momenti chiave e questo provoca ovviamente un affaticamento dal punto di vista della mobilità che è preoccupante e che non aiuta la città ovviamente in termini anche di ambiente, sostenibilità e quindi di cura della qualità della vita del cittadino. Su questo dobbiamo agire in fretta anche perché ovviamente ce lo chiedono solo i cittadini ma anche le grandi sfide del futuro.